Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, finalmente oggi vi posso far vedere la Tineco S6 Stitch. Me l'avete chiesta, mi avete chiesto appunto tante volte domande sulla Tineco, come mi ci trovo, se la stessi provando anche io. Allora, io ho sempre avuto la Tineco, ho avuto la S5, la combo S5 e mi sono trovata molto bene, diciamo che tutte le Tineco sono fatte bene, ma vi voglio mostrare la S6 perché ha qualcosa di particolare e quindi me ne sono innamorata, mi aiuta tantissimo, ma vi voglio dire proprio tutte le caratteristiche perché veramente c'è una cosa che mi ha scioccato, quindi vi lascio al video e poi ci becchiamo dopo. Naturalmente troverete la soluzione detergente, un filtrino in più, la spazzolina per lavare l'interno, una spazzola in dotazione in più, quindi ne trovate due, così potete fare il cambio se ad esempio vi serve una per soltanto il bagno, il resto della casa tenete quella, e il coperchio. L'aspirapolvere è questa qui ed è bellissima, è davvero spettacolare, grigio cromato. Questo, ragazzi, è il serbatoio dove appunto va messo il filtrino. Qui serve per l'acqua sporca, ma vi faccio vedere intanto che il filtrino, perché questo me lo chiedete sempre, possiamo lavarlo, asciugarlo. Quando questo sarà bagnato e lo mettiamo ad asciugare, possiamo usare il secondo. Invece il contenitore dell'acqua pulita ce l'abbiamo qui, lo possiamo togliere, come vedete è semplicissimo ed è molto capiente. Apriamo questo beccuccio tappo e possiamo mettere la nostra acqua, riempirlo con l'acqua e il nostro detergente. Semplice e veloce. Come prima cosa, subito vi faccio vedere la cosa più importante che tutti si chiedono: liquidi e solidi vanno via in un attimo, e non solo, vi lascia il pavimento pulito e profumato, non dovete neanche passare per la seconda volta. Non ho velocizzato apposta il video per farvi vedere la realtà. Ha tre modalità di pulizia versatile: Max, Suction, Auto. Tre modalità per soddisfare tutte le esigenze delle pulizie: modalità automatica per la pulizia di base, modalità Max per la pulizia delle macchie e più difficile, modalità di aspirazione per l'aspirazione dell'acqua e dello sporco. Inoltre, pulizia dei bordi su tre lati, pulisce facilmente le fessure dei muri, angoli difficili da raggiungere, fino a 0,20 pollici distanza dal muro. Voglio rispondere anche a un'altra domanda, mi chiedete sempre se è pesante. Assolutamente no, perché non appena l'accendete lei si attiva subito e va avanti, quindi voi dovete soltanto guidare dove andare a pulire. Adesso vi mostro perché è speciale questa lavapavimenti. Raggiunge le aree più nascoste grazie al design Life Flat, inclinazione fino a 180, si piega facilmente consentendo maggiore manovrabilità per la pulizia della polvere sotto i mobili o negli spazi più stretti. Adesso vi parlo della pulizia. Intanto un sistema autopulente Flash Dry, un'esperienza in autopulizia più accurata. L'apparecchio è pulito e asciutto velocemente dopo ogni utilizzo. Un'altra novità che non c'era è un lavaggio ad acqua calda per 2 minuti e un'asciugatura in 5 minuti. Quindi autopulizia con acqua a 70 gradi e un'asciugatura ad aria calda a 70 gradi per 5 minuti. Una cosa che prima non c'era. Ciò significa che voi dovete soltanto svuotare il contenitore dell'acqua sporca, che non va insieme a quella pulita, quindi potete stare tranquille. Come vedete, qua c'è l'acqua sporca e qua c'è il filtro delle cose solide. E poi voi avrete la vostra lavapavimenti pulita ed igienizzata.
vi mostro anche la spazzola che è super asciutta. Vi mostro l'ultima cosa, ragazze, questo è il contenitore dove appunto c'è l'acqua sporca e dove ci sono, diciamo, le schifezze. È brutto da far vedere, ma era giusto farvelo vedere. Adesso vado a pulire la mia camera da letto. Inoltre volevo anche dirvi che possiamo usare benissimo un detergente che ci dà la Tineco, ma adesso in commercio trovate veramente anche altre marche, quindi se siete poi interessate me lo chiedete che vi rispondo. Già vi ho fatto un video proprio dove per le lavapavimenti che detergente usare, dove appunto lo spendere tanto. Fatto vedere tutto, quindi vi ricordo il codice sconto. Con questo codice sconto Rosaria S6, perché io mi chiamo Rosaria, con questo codice sconto avrete un diritto allo sconto, quindi il prezzo finale sarebbe di 4,99 ed è valido da oggi fino al 22 settembre. Vi ho fatto vedere tutte le caratteristiche, veramente è un qualcosa che non solo vi aiuta nella quotidianità, io vi dico la verità, io da quando la lavo a pavimenti ve lo dico sempre, grazie a YouTube ho questa possibilità di provarle e sono felice. Io non ho più mal di schiena, perché sapete che io ci soffrivo, ma questa di qua mi ha scioccato, perché sapete, sotto il divano, sotto i pensili, per me era una tortura. Ogni volta poi facevo le pulizie, mal di schiena, quindi io adoro, è una cosa che uso tutti i giorni. Vi ricordo ancora il codice sconto, fatemi sapere se vi interessa. E poi qualsiasi altra domanda che voi avete bisogno, io sono qui. Vi lascio il link in descrizione. E basta, ragazze, adesso continuiamo con il nostro video. Eccomi qua, io sono appena rientrata, adesso aspettate, perché stanno facendo il lavoro e non sopporto i rumori. Allora, praticamente sono andata in un nuovo supermercato proprio perché devo sbrigare, ce l'ho qui sotto, è nuovo, si chiama Unes, quindi penso due, non mi ricordo. Comunque ho preso quello che mi serviva, proprio due cose, adesso ve li farò vedere. Che mi serve sia per il pranzo che per stasera, perché per stasera pensavo di portarmi avanti e fare delle polpettine, vediamo se farle col sugo o polpettine normali, non lo so, a loro piacciono tutte e due.
niente, quindi sono passata lì, le ho prese, sono andata a ritirarmi anche gli esami, sono perfetti. Ecco, devo far vedere una cosa che ho preso da Action. Bellissima, proprio il mio stile. Allora, nella realtà, se vi devo dire la verità, avevo già preso, anzi mia madre mi aveva regalato una cosa, però è sull'autunnale, questa qui non lo è. Però comunque penso che lo sarà lo stesso perché mi piace tanto, ora ve lo faccio vedere, ma prima vi faccio vedere un attimino la spesa. Pratica sto, ve lo faccio vedere, ce l'aveva la fagiolina che l'avevo congelata e quindi niente, la metto lì. Vi faccio vedere la spesina così, poi penso a smistarla, cioè nel senso veramente a cucinare. Allora, ho preso veramente due cose, sia per il pranzo, per la giornata. Intanto ho preso l'uva. È quella senza semi perché loro la mangiano sotto così. Un sughetto, ho trovato questo qua della Cirio, rustico, rustica, corposa e gustosa, perché appunto devo capire se fare le polpettine col sugo, ma penso proprio di sì perché Crystal e Nata comunque le amano in tutti e due modi, quindi penso che le farò con il sughetto, tanto se le cucino le faccio insieme a voi. Poi ho preso anche delle patate, penso che quindi farò un contorno di patate. Ho preso due buste di questa lattuga già pronta, fa di zucchero e carota, a me piacciono tantissimo, perché la mangerò a pranzo. Ho preso poi delle fettine di petto di pollo, queste qui, che farò a pranzo. E invece il ragù, il macinato sì, appunto per stasera. Anche se si è consigliato per i sughi, quindi è perfetto. Stavolta ho trovato quello di suino, ma io in realtà di solito prendo quello o di manzo o quello bovino adulto e suino messi insieme. Ho trovato questo qui e vabbè, per oggi va bene così. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Action. Una cosa sola, ma proprio perché il mio stile è in passato lo cercavo. Il mio stile è bianco e nero, lo sapete, poi a caschi oppure stile Pua piacciono e non ci sono. Quando li cerco nei siti comunque sono super cari. Quando l'ho vista in realtà ho detto no, non la prendo, perché in realtà mia madre mi ha regalato una coperta bellissima autunnale che andrò adesso a cambiare, appunto tutta la come si dice, oh ragazzi non mi viene la parola, cioè andrò a cambiare il decoro della casa, infatti userò quella. Però siccome da Action succede che quando c'è una cosa bella, comunque a prescindere, non la ritrovi più. Quando sono entrata ce n'erano, mi pare, 4. E io ho detto, oh che bella, bellissima, mi piace, però non la prendo. E in realtà faccio il giro e vedevo già ragazze con il carrello che si erano prese. Se dico, ho detto no, ho detto non la ritrovo più quando sono super vendute così. Anche perché tanto non costano niente, cioè veramente costa poco, e poi io li uso tanto, noi li usiamo tanti nel divano. E niente, praticamente ne era rimasta soltanto una, ma solo perché era nascosta, ho detto vabbè, basta, la prendo perché poi me ne pento. La vado a prendere e ve la faccio vedere. Eccola qui, è bellissima, lo sapete che questo è il mio stile. Non l'ho aperta e non l'ho lavata perché, credetemi, la volevo già lavare, usare, però ho detto prima le faccio vedere le ragazze. Allora, a parte che vi devo dire una cosa che mi piace tantissimo di Action è quella che coperte e tappeti io li lavo ma rimangono intatte, rimangono sempre morbide, quindi sono andata veramente sul sicuro. Se non mi sbaglio, quella tunale che non vi ho fatto vedere ma vi farò vedere nel prossimo video, l'ho presa anche da Action, se non mi sbaglio, sì. Comunque questa di qua, vedete il disegno, è bellissima. Le misure sono queste. Non è neanche tanto piccola, ma a me piace proprio questo stile. L'apro. Guardate che bella. È bellissima. È fatta bene. Ed è bella pesante. Soprattutto anche la mattina, i bimbi, quando si alzano, magari c'è freddino, perché in queste mattine ha fatto un po' di freddino e si sono presi la coperta. Quindi questa va lavata, scusate, a 30 e non va stirata naturalmente, quindi adesso io la vado a lavare. Comunque la mattina, la sera va benissimo, per me è stupenda, bella bella bella. Sapete, questo è il mio stile, l'ho sempre cercata, non potevo, volevo lasciarla ma questa non potevo.
preso qualche giorno fa il colore alimentare. Allora, dovevo ordinare su Amazon, però comunque le tempistiche non erano veloci. Allora sono andata a vedere, cercavo il colore arancione perché ho in mente un dolce proprio per questo periodo autunnale, nel senso quando comincerò a fare le decorazioni autunnali ho in mente un dolce molto particolare e quindi cercavo l'arancione, ma è introvabile e quindi ho preso due bustine, una rossa e un'altra gialla, perché appunto li possiamo mischiare e sicuramente verrà l'arancione, me lo spero. Allora, quello che leggo qui, perché non ho mai fatto una cosa del genere, non lo so, mi sono consultato, ho chiesto consiglio anche a Chiaretta, le metto che questi sono ottimi, quindi vediamo se non combino un pasticcio verrà qualcosa di carino. Praticamente è ideale per farcitura a freddo, crema vegetale, dessert, torte, gelatine, muffin e plum cake, scusate. Allora, qua dice che praticamente quando facciamo l'impasto normale ha un colore bello forte, ma poi quando viene cucinato si attenua un pochettino, quindi non so quanto metterne. Quindi adesso vedrò perché non ho idea. Ah, qua dice per un colore e un gusto più delicato utilizzare mezza bustina. Vabbè, io farò mezza e mezza, comunque non è che per forza deve essere super arancione, ma comunque che dia quell'idea. E quindi ho preso questi che sono tra l'altro carissimi, ho preso 2,50 bustina, vediamo. Per quello che ho idea sarà una cosa carina che piacerà anche ai bimbi. Basta, vado a cucinare adesso. But know that I was born as a fight. We fade, we fade, but we're better than that. We're better than that. I know, you know, so are we holding on, holding on. Hello, seems like we're back on stop ago. Ragazzi, vi faccio vedere cosa ho preso a Sinsay. Ho solo preso appunto un pigiama, una cosa della zucchetta che poi vi farò vedere. Vi faccio vedere soltanto il pigiama, che tra l'altro poi ieri sera me lo sono lavato, infatti lo devo stirare. Giro la camera. Allora, ho preso la manica lunga e questo colore è bellissimo, perché comunque è il colore che si usano quest'autunno. Io l'ho preso grande perché lo voglio largo ed è così. E il pantalone largo anche di sotto, così è più comodo con questo disegno. Ragazzi, mi piace davvero tanto tanto, largo, vedete? Ora con una mano viene male, però è così, a me piace tantissimo. Ho preso un XL, di solito uso M, anche L, ma XL per me adesso è il migliore, così mi vesto un pochettino più larghetto. Adesso, come vi ho fatto vedere, sto facendo le polpettine. Alla fine ho deciso di non farle col sugo, perché a volte, non lo so, farò il sughetto a parte nel caso qualcuno le faccia metà e metà. Nel frattempo che sto cucinando le polpettine, adesso chiuderò con voi, perché ho un po' di video arretrati, perché ho un bel po' di cose arretrate, credetemi, più che altro come anche video. E poi sto cominciando già a girare qualcosa per le decorazioni autunnali, perché ci sto un po' per
per farle, cioè nel video che vedrete saranno fatti in più spezzoni, in più giorni, perché in un giorno non si può con i bimbi, e quindi ci comincio già da ora a fare alcune parti. Ad esempio, ho appena cambiato le cornici con appunto i poster autunnali Nathan, vabbè, e quindi così le metto da parte. Soltanto quello della cucina l'ho cambiato e mi piace tantissimo, ma tanto tanto, perché è un po' particolare, però non ve lo voglio svelare, mi pare che non ve l'ho fatto vedere, ma mi piace da impazzire, troppo troppo. Se chiudo, ci vediamo prestissimo. Nathan, che fai? Sta posando l'uva. In un nuovo video, ciao ragazze!